Ciao a tutti ragazzi, sono Speed Gamer e oggi siamo su un gioco horror a caso che non so neanche come si pronunci sinceramente. Psalm qualcosa, qualche numero strano. Wow, menu interattivo, 4 euro spesi bene. Ok, oh, la grafica ci sta però, la grafica ci sta un botto. Vabbè, ovviamente è tutto l'effetto sgranato che fa l'atmosfera, eh. Allora, noi siamo un uomo in sangue, minchia, gira come un pollo lo spiedo sto gioco, porco di. Ok, con il tasto destro posso zoomare. Mans? Noi siamo un uomo insanguinato, minchia, cucito pure, che figata però, raga. Col tasto sinistro che faccio? Posso interagire con la Coca-Cola? Mica questo si è fatto. Porco di, non mi dovete rompere i coglioni subito. Ragazzi, sento delle porte chiudersi. Allora, questo c'ha, non so quanto è invitante sto piatto, essendo che ci sono le mosche intorno. L'ha lasciato qua, fiero. Così, la birra aperta, tra l'altro. Stava cucinando qualcosa. Hello there. Madonna santissima. Ok, abbiamo capito cosa stava cucinando. Un essere umano. Si può interagire? Si può zoomare. Che cazzo è successo, ragazzi? No, no, io soffro di cuore. Poi il bello è che perché c'ha una cazzo di testa dentro la pentola? Voleva farci delle cose sporche, secondo me. Madonna del rosario. Ma perché c'ha una pianta sul divano, sto ragazzo? Oh, hell no, man. Vabbè, non è che ci possiamo fare molte domande, essendo che c'aveva una testa nella pentola. Ma no, non sembra che si possa andare di qua. Io voglio capire perché sono messo qua. Ah, il Parkinson c'ha. Raga, il Parkinson. La TV potevi pure aggiornarti, eh. Basta che vedo Ronix un attimo. Qua per Donna del Rosario. Porco d***a. Sicuramente più intrattenente di guardare il Grande Fratello. A me sono un orco. Raga, sono un orco io. Guarda come cazzo cammino. Fiero. Guarda che co. Guarda come cazzo cammino fiero. Proprio fiero di stare in casa sua. Che poi chissà se è casa sua effettivamente. Vabbè, che cazzo devo fare con questa TV? La posso spegnere effettivamente. Ma io sono sempre più alto. Cioè, me sono alto 3 metri, raga. Veramente sono un orco. Oh cazzo. Questo effettivamente non me ne ero accorto. Brutto il fatto. Non è una cosa rassicurante, diciamo. Ma in questo gioco effettivamente si fa qualcosa o. Se questo sono io, ragazzi, mi sa che devo andare a farmi la chirurgia plastica. Si è chiusa la porta dietro, giustamente. Quindi immagino che anche qui devo trovare una cosa misteriosa. Cazzo. Ecco cosa dovevo trovare. Ah, infatti sentivo un cane. Cosa cazzo sta succedendo, raga? La mia ombra non esiste più tra. No. No. Vabbè, devo andare di qua. È l'unica. Mica, ho sfondato la porta. O è stato il cane a sfondare la porta? Ah, il telecomando! Quindi mo posso effettivamente guardare il Grande Fratello. Che stress, però. La preferivo spenta la TV. Vai. Letto. Il sivo a letto, il freddo, viene da uno spacciatore di Livorno che bazzicava in Piazza Attini. Non mi piace sta cosa. Settimana d'alta tensione per i Ferragnez, che dopo. No, non mi piace. Vagabondo. No, la politica non me ne importa niente. Congratulazioni, congratulazioni. Io voglio provare a Questo non me scrivere ne può l'inglese. interessare. Programma divertente, cioè. Dimmi, io lascio questo. Io lascio questo. Una santa. Ho fatto bene a lasciare questo, evidentemente. È interessato da questi programmi il nostro protagonista. Nice. Questa è una Madonnina? Ah no, è un cazzo di piatto. What the hell? Qua c'è tipo. Ah, vedi, 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 vedi.
chi c'è? Sinceramente chiuderei la porta perché non vorrei essere visto mentre dormo. Posso dormire? Mi è consentito oppure no? Chi sei? No. 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 Non posso andare di qua. Meno male a Cristo. Niente raga, devo dormire mi sa. Sì ma non... si può chiudere. What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Chi cazzo sei? Posso dormire in tranquillità? No. Non si può. Se ne va. Posso dormire in tranquillità? No. Ancora no, andiamo a cacciarli di casa. Chi cazzo sono? Come cazzo ti permetti? Niente, non c'è, raga. Non si può andare di qua. Non sto capendo un cazzo, raga. Vieni da qua. Che cos'è? Una santissima benedetta in croce. No. Chi c'è? Chi c'è? Esamina la torcia, esamina quello che cazzo deve esaminare. Ah, la devo prendere. No! No, raga, no. Ragazzi, no. Ma l'accendila, Cristo di luce. Sta la corrente. Sta la corrente in questa casa, perché tu ti sei manifestato dentro casa mia senza il mio permesso? Posso saperlo? No! Ragazzi, la luce viene, cioè la bolletta della luce viene pagata per un motivo. E non è questo il motivo, però. Eccolo! Il capetto del mondo! Che cazzo ci fai dentro casa mia, capetto? Devo trovare qualche altro. Nonna santissima benedetta! La puttana della Madonna. Sto sudando, raga. Chi cazzo sei? Eh? Chi cazzo sei? Vedi che esco il fucile, fuori da casa mia, pezzo di merda. Fuori da casa mia, pezzo di merda. Sì. Sì. Vai a fare in culo, spirito maligno. Posso? Posso andare da Gesù? Posso andare da Cristo? Mi sta accogliendo a braccia aperte? Posso andare da Gesù Cristo in persona, raga? No, ma cos'è che mi fa prendere? È riuscito il mouse, raga, è riuscito il mouse, porca puttana. Ah, ecco. Sì, 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 la luce divina. Ti prego, la salvezza. Attiviamo tutte le radio per invocare la Madonna. Ma questo si è già attivato. Cosa manca per attivare Gesù? Ecco. Ti prego, ascolta le mie preghiere. Ci sono dei cattivi signori dentro casa mia che mi vogliono fare del male. Per favore, Gesù. Ah, vedi? Attivi tutte le tre le cose per la canzone. Sentiamo la canzone divina. No. No, non volevo assolutamente che succedesse questa cosa. No! Il diavolo in persona! Il diavolo in persona. Mi sa che abbiamo sbagliato. Mi sa che non è arrivato Gesù questa cosa. Bene che non c'è più la finestra divina. Sai che Gesù si è ritirato? Ma so cazzi nostri, mi sa. Oh! No, 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 io non mi avvicino là, raga, preferisco esplodere in questo momento. Sento dei rumori provenire da... Si è fermato il cuore per un attimo. Il battito non me lo sento più. Ma chi cazzo sei che sei da un quarto d'ora dentro casa mia? Perché c'ha le teste in casa, sto rincoglioni? Che cos'è? Ah, oddio, si è manifestato una... Che cazzo è? No,
che schifo. Ma cambia ca, brucia, brucia casa. Brucia casa instant. Chi cazzo sei? Chi cazzo è? È qua? Fine. Fine del suono strano. Sta fine, posso? Ah, l'ho preso. Che cazzo mi serve? Me lo metto in culo. Posso? Ah, sì. Niente, posso interagire con questi peluche, a quanto pare. La sedia? Ah, no. Ah, li metto che cari. Vai. Eh no, ma ne servono altri, vedi? Ah, vedi? Posso? Grazie. Devo giusto prendere qualche peluche, ci siamo, eh. Siamo tornati bambini. Che carino. Oddio, che carino fino a un certo punto. No. No, chi è? No, chi cazzo è? Sentito una bambina di merda. Minchia, un ultimo peluche mi manca, raga. No. Poteri oscuri all'opera. Oddio. Si stappa lo champagne, la chiave per il paradiso. La chiave finale. Vai. E niente però. Impossibile uscire di casa. Devo vedere meglio qua dentro forse. Che cazzo c'è da vedere? Che cazzo c'è? Ah, oddio. Ah, ecco l'ultimo pupazzo. Oh cazzo, ragazzi. Stanno preparando il rave. Si va a letto? Si inizia la disco. Hanno preso pure da bere, mi hanno preso il tavolo, 30 euro hanno pagato. Si va sulla luna? Che si fa? È tutto pronto, ragazzi, fate festa, che cazzo ne so. Cibatevi. Fate quello che dovete fare. Leccatevi l'ano. Oddio. Ah, vedi? Forse li devo mettere esattamente come dice qua. Allora, 1, 2. Allora, sono nella stessa posizione. Però poi si girano. Allora, le due ciotole sono per Luca e quel cazzo di lama là. E poi stanno il teddy bear. E l'altra cosa, la pecora, che cazzo è? Forse la volpe, non il teddy bear. Forse sono rincoglioniti. Yes. Ho il lama e Luca. E qua sta questo e questo. Fatto. Oh no. Eh sì. Perché non mi fa interagire più. Porca di una puttana. Ragazzi, io voglio arrivare a 30 anni. Non so se questo gioco me lo permetterà, ma io vi giuro che ci voglio arrivare. Sano e salvo. Io ti spacco il buco del culo, porco. Io ti sbatto fuori di casa mia a calci in culo, eh. Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Fuori da casa mia instant, pezzo di merda che non sei. Ho fatto quello che mi dovevi fare, che mi hai chiesto di fare, ma sono pazzetti là, che cazzo è lui? Cazzo sì. Ah, qua. Cioè, questo era tutto. Ma posso uscire da sta casa di merda? Voglio cambiare casa. Voglio cambiare vita proprio, posso andarmene? Ti prego, posso? Mi è consentito? No. Cioè, non mi è consentito ancora di andare. C'è l'ultimo posto visto, è il cesso. Oh, se nel cesso c'è una testa. Gioco dell'anno. Però c'è un frammento di... è uno specchio. Oddio, posso uccidere quello che sta dietro alla doccia. C'è sicuramente qualcuno nella doccia, 100%. Lo uccido, eh.
Lo trafiggo. Che è, cos'è? Ah, i pezzi, vedi? Vedi, 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 lavati i denti, pezzo di merda. Sì? Chi sei? Chi c'è? Vedi che c'è qualcuno di... Oddio! Sto mezzo... vedi la lore? Tutti i pezzi che stanno in giro della, dentro la casa, in realtà sono io. Però una volta hai capito chi sei, fatti curare perché non sei messo bene. Eccolo. E l'ultimo, eccolo qua, nella lavatrice. Ora capisci chi sei, eh? Una faccia di merda. Eccolo. Madonna. No. No, è morto di infarto alla sua stessa vista. Fine. Cioè, questo gioco ti insegna praticamente che se sei un cesso muori di infarto alla tua vista allo specchio. Ok. Fine, così. Quindi ragazzi, attenzione, se non vi vedete molto carini, non vi conviene guardarvi allo specchio perché può finire in questa maniera.